sun and clear blue skies, the waves were crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine, love. The way you move your hips and lick your lips, the way you dip, you got me up so high. And girls, you got that body with them curls like a Bugatti. Di questa serata, si è pensato di fare questa serata per dare il ricavato della vendita dei calendari a cui hanno partecipato le modelle ai poveri, insomma ai meno abbienti. A Natale si può fare di più e noi puoiamo, nel nostro piccolo puoiamo, possiamo farlo. Detto questo, Luca, ok, Luca Longo, facciamo un applauso, dai, sempre. Unity Mother Sharing Organization, tutto in inglese. Luca, allora, parlami un po' brevemente di questa iniziativa fatta dal cuore, no? Esatto, sì, un'iniziativa fatta col cuore, perché queste ragazze che mi seguono da parecchi mesi praticamente hanno la voglia di fare delle iniziative come questa. E vanno premiate. Potevo scegliere un localino, uno dei tanti che mi aveva invitato a fare questa serata. Ho voluto dare loro qualcosa di grande perché loro meritano questo. Grazie Luca. Luca è davvero un ragazzo di cuore, lo dico sul serio, perché a parte è un amico, mi ha voluta fortemente a questo evento, io ho deciso di aderire perché è un evento che comunque rimane sempre una mano che si tende al prossimo. Siamo ovviamente tutti fortunati e sfortunati allo stesso modo, la fortuna gira, la sfortuna pure, i soldi pure purtroppo vanno bene. Però dobbiamo dare del nostro meglio, dobbiamo fare in modo che tutti comunque abbiamo la possibilità nel nostro piccolo. Poi se lo facessero i potenti sarebbe ancora meglio, però non possiamo purtroppo avere l'impossibile a quanto pare. Luca, grazie. Detto ciò, io devo iniziare con lo spettacolo, però tra di voi ci sono dei sorcini. Sapete cosa sono i sorcini? I seguaci di Renato Zero. A chi piace Renato Zero? Alzate le mani. Ah! Vi piace? Oh. Quindi sarete molto contenti e felici perché l'esibizione di questo artista è un'esibizione molto particolare. Lui è un artista poliedrico, istrionico, è definito addirittura l'uomo dai mille volti. Il suo motto è: non tutti possono diventare dei grandi artisti, ma un grande artista può celarsi in chiunque. Sto parlando di Nicola Josué nelle vesti di Sotto Zero! Thank you.
cielo. Rintracciarti non è un problema, ti telefonerò, ti offrirò una serata strana. Benvenuti a tutti, carissimi ospiti di questo evento. Il tema della serata è le mie vesti. Non possono esularmi dal ricordare una frase del grande Renato che dice: siamo noi gli inabili che pur avendo a volte non diamo. Già, una triste realtà oggi. Ma a volerci pensare bene, basterebbe veramente poco per poter donare una concreta speranza a coloro che vivono nel disagio e che lottano quotidianamente contro una non vita. Quindi esorterei tutti i partecipanti a considerare ancora l'amore, che possa diventare come sentimento sociale la vera rivoluzione del terzo millennio. E allora prendiamo per mano a stella che brilla de meno e con tutto l'amore che abbiamo facciamo in modo che possa splendere di una luce meravigliosa. Come lontano
perché mi trovo qui, se non conosco amore. Sporgio un fiore malgrado nessuno lo annaffierà, mentre la pila fiera in segreto a morire andrà. Il poeta si strugge al ricordo di una poesia, questo tempo affamato consuma la mia allegria. Canto e piango pensando che un uomo si butta via, che un drogato è soltanto un malato di nostalgia, che una madre si arrende e un bambino non nascerà. Perché ne devo nutrire voi, del vostro amore, della vostra solidarietà che avete dimostrato stasera. E quindi, abbracciandovi, sentendo caldo voi col mio abbraccio, vi chiedo soltanto una cosa: non dimenticatemi, eh? Buon proseguimento! Io mi chiamo sul palco e ringrazio enormemente Nicola Giosuè, sotto Zero Show. Nicola! Grazie. Vieni, andiamo avanti. Un momento, perché non posso non presentarlo, devi venire. Lui preferisce sempre restare in incognito, ma in realtà è colui che cura la mia costumeria, gli abiti di scena. Ve lo presento, Canone Fer, sentirete parlare molto di lui. Ricordatevi, lui va anche all'estero, dovrebbe essere il fiore all'occhiello per tutti i siciliani. I nostri progetti li vedrete realizzati a breve. Buon proseguimento, grazie a tutti. In bocca al lupo, grazie. Siete grandi voi che siete venuti.
grazie Federica. Grazie a te. Grazie Luca, grazie a tutti. Allora, intanto io vorrei chiamare sul palco in realtà le ragazze, perché le devo presentare, nel senso, è ovvio che devo presentare prima. A voi i ragazzi e le ragazze, attenzione là, di Umilti Modern Sherry.
l'ho detto da dietro le quinte, rimanete sul palco così vi presento. Mi hanno ascoltato proprio al 100%. Ragazze, rimanete sul palco così vi presento, rifate la passare al contrario, posizionatevi dietro di me, dietro di me. Come fanno a non inciampare? Cioè io ho dovuto mettere queste scarpe e ho detto me la vado a fare scialla, si dice a Milano, leggera leggera, cioè posso rimettere il taccazzo. Oh, ok. E ragazzi, devo toccare un po'. Oh, che belli. Dai, facciamo un altro applauso che ci mette in mezzo. Inizio da qua. Tu sei e che mese, la foto di quale mese è? Io beh, mi sono espressa male, vedi? Buonasera, io mi chiamo Manuela Cirincione e sono il calendario, cioè la copertina. Oh, la copertina, perfetto. Ricordiamo che questo calendario è in vendita a soli 5 euro, quindi rinunciamo a qualche caffè in più o qualche busta di patatine in più e offriamo appunto chi è meno fortunato di noi. Vado a te. Buonasera, sono Alina, ho 18 anni e rappresento il mese di febbraio. Febbraio in blu. Un applauso. Gennaio, febbraio, 12 applausi dovete fare, sappiate. Mi chiamo Andrea Montaperto e noi ragazzi siamo, diciamo, nella copertina finale. Buonasera, mi chiamo Rossana Scalici, ho 23 anni e rappresento il mese di aprile. Sono Lora Chiamato, ho 16 anni e rappresento il mese di marzo. Sono Adriana Cimà, ho 19 anni e rappresento il gennaio. Buonasera a tutti, sono Valentina Brusco, ho 22 anni e rappresento il mese di luglio e sono presente anche nel retro copertina. Buonasera a tutti, sono Cinzia Verrosario, ho 24 anni e rappresento il mese di giugno. Oh, bellissima, qua sono tutte giovani, me le ricordo, i miei 24 anni. Buonasera a tutti, sono Cipolla Dali, ho 17 anni e rappresento il mese di dicembre. Buonasera a tutti, sono Vanessa Terzo, ho 18 anni e rappresento il mese di novembre. Ciao, sono Chiara Sagge, ho 20 anni, purtroppo non ci sono nel calendario, però faccio parte del gruppo di Luca da più di un anno. Anche perché invece sono 12, se sono un po' di più, Ciao a tutti, sono Giuseppe e rappresento il retro copertina. Buonasera a tutti, sono Ivana Brusco, ho 18 anni e anche io non sono nel calendario, ma faccio parte del gruppo. Grazie. Perfetto, grazie ancora ragazzi e ragazze. Prego, potete andare a fare una conoscenza. Poi tutte le donne che hanno fornito i vestiti, corso Vittorio Emanuele di Francesca La Franca, il trucco fatto da The Makeup di Giussi Portolano e poi il parrucco di Pino Ciaso, parrucchiere di Via Uditore 4. Continuiamo con lo spettacolo e continuiamo con un uomo, come dire, non glielo posso dire, no, non è vero, è un amico, è un grande professionista ed è una persona che sa fare praticamente tutto, il tuttologo come si suol dire. Tra l'altro è riuscito anche quello che purtroppo non avviene sempre, ad andare oltre la Sicilia, quindi ad invadere un po' l'Italia con la sua arte. Io chiamo sul palco Vito Brusca! Buonasera, buonanotte a tutti, cos'è troppo, però devo dire che mi emoziono, cioè con questo vabbè, facciamo finta di Antonio Banderas, questo è l'applauso, magari viene più forte. Buonasera! Dammi 50 euro. 50 euro. Adesso vedi, quando dice Antonio Banderas già funziona. Farò 5 minuti contati in modo da non annoiarvi più di tanto. E di cosa dobbiamo parlare? Giustamente dicevamo che noi siamo andati oltre, ma non oltre la Sicilia, noi siamo andati al nord. Qualcuno dice, ma perché anche noi qui in Sicilia siamo al nord? Il Nord Africa. Beh, quasi, dico all'incirca. E quando noi andiamo a Milano, a te capita che ti dicono, ah, ma tu sei di Palermo, a Palermo sono tutti mafiosi. Ti dicono sta cosa?
Sinceramente no, perché non si sente l'accento. Non si sente, vero? L'abbiamo detto. Vabbè, perché ho studiato un po', però sì, quando mi lascio andare di quel fatto. Quando ti lascio andare, a me capita addirittura anche senza parlare, quindi non è vero che bisogna. Io ero in aeroporto, stavo rientrando da Milano, volo per Palermo, seduto, quindi muto. Si avvicina uno, mi guarda e mi fa: tu sei siciliana, eh? Siciliano, perché già si vede dove è scritto, scusate. Non avevo neanche la maglietta del padrino quella quel giorno, vi giuro. E continua, no, perché tu sei siciliano, si vede su. Ma io guardi, io non ho parlato, cioè come fa a dirla? Si è capito perché tu hai attaccato la chewing gum sotto al sediolino. Ma perché voi non lo fate? Da noi è normale, cioè beh, no, perché voi siete incivili e noi invece siamo civili. Ma guardi, non è questo un gesto di inciviltà, anzi, noi siamo generosi. Adesso dico io, come generosi? Siamo generosi, sì, perché metti che a qualcuno ci finisce di ciunga, ma lo chiama, noi la trova, cioè noi siamo di cuore in questo senso. E continuano, contento mi guardano, voi siciliani, anzi così, perché un milanese quando parla mi garra in corsa, voi siciliani siete tutti mafiosi, no? Io ho un cognome pesante, Vito Brusca, però sono modi diversi di cantare. Quello canta in questura, io canto nei teatri, nelle piazze, modi non c'entra niente. No, voi siciliani siete tutti mafiosi. Ma no, guardi, mio fratello è in polizia, mia mamma è avvocato, non siamo tutti mafiosi. Uè, non è vero, voi siciliani siete tutti mafiosi. Cacciappa a sparare che cominci. E queste sono quelle cose che ti accadono quando ti sposti. Poi ce ne sono altre che invece ti dice quando tutto il mondo è paese. Cioè noi ci rendiamo conto che in realtà funziona in questa maniera ovunque, che è il rapporto uomo-donna. Cioè non è vero che loro sopra sono emancipati e noi non lo siamo. Cioè ad esempio qui quanti di voi sono fidanzati? Vediamo. Insieme voi due? Sì, poi chi c'è? Poi, voi due, perfetto, poi, quindi abbiamo due coppie di fidanzati, sempre voi due insieme? No? E quindi adesso cercherò di capire un attimo e vi farò vedere le differenze tra i fidanzati e chi invece è sposato. Quanti di voi sono sposati? Ma se tutti siete una coppia, non c'è una coppia. Mi state mettendo in difficoltà, è vero che siamo picca, però una coppia c'è, una coppia nel senso accanto. Allora, loro due abbiamo detto, e poi voi due, sposati da quanto tempo? Mi vedo anche a sinistra. Ischine, da due mesi? A sinistra. Ah, da una vita, poi da una vita sposati. Quindi ditemi, per andare avanti, se no resto bloccato qui. Ah, lei ride sempre, proprio così. Ma ti piace per questo, vero? Perché dice, gente allegra, Dio l'aiuta. Vabbè, Ida si squillò completamente. Allora, andiamo, voi siete sposati da quanto tempo, Carmelo? 23 anni, che dicono che porta bene il 23. 23 anni, chi offre di più? 30! 32, chi offre di più? E suo marito è qua? No, vi spiego una cosa. Mi è successo a Salerno, mentre avevo aspettato, faccio sta cosa, io 55 anni! Ah, complimenti, dov'è suo marito? È morto. Quindi siccome aveva molto, cioè la vedo vestita di nero, mi spavento, non vorrei, è vivo, vero? È a casa, mia, a suo marito, ma non glielo dico perché non è presente, lo dico a lui. Ma lo sa che per 30 anni, neanche per omicidio glieli dava 30 anni, usciva prima e stava rilassatissimo, cioè niente tutti questi problemi, eh? No, perché il matrimonio, devo dire, la cosa bella del matrimonio è proprio che la donna dal fidanzamento al matrimonio poco cambia, ma poco! Saluti ai fotografi, buonasera, saluti il mio amico Vizzini, un applauso all'amico mio, a Jessica e a tutti voi. Thank you.
Grazie.
di un talent show tutto made in Sicily che si chiama Anch'io canto. Invece da questa parte abbiamo Anna Iutina, dico bene? Anna Iutina, buonasera, Anna, e Salvatore Palmeri. Buonasera, buonasera. E allora, l'architetto Cilani, l'architetto Lisciandro, l'architetto Greco e l'architetto Romano. Ecco, ecco, parleremo a breve di questo progetto che è un progetto che si chiama Il Passio, un progetto tutto dedicato e destinato alla nostra città di Palermo. Progetto molto importante, soprattutto che è stato autofinanziato ed è per noi palermitani. Allora, io vorrei iniziare un attimino, ecco, e si è giunta anche l'ultimo ospite, ecco, il repentino che voglio presentare, lei è Giulia Compagni ed è un insegnante di flamenco. Allora, vorrei iniziare un attimino con Andrea, che come ho detto qui, in arte l'umbetto, no? Ecco, no, prego, prego qui il microfono, ecco, presentati, no? Allora, salve a tutti, sono Andrea Lupo, in arte l'umbetto, in arte, perché faccio il comico al commento cabaret. A Palermo siamo un po' tutti comici, anche secondo me noi prendiamo spunto dalle persone che ci sono per strada. Ad esempio io a casa ho mia mamma che secondo me potrebbe fare la cabarettista più di me. L'altro giorno, vi racconto, questa è stata fortissima, eravamo a casa e lei ha lavato la vestaglia, poi non riuscivamo a trovare il suo telefonino. Tutto ad un tratto rientra la vestaglia dalla lavatrice, la prende e trova il telefonino nella tasca della vestaglia. E io ho detto, mamma, ora così il telefono non ti funziona più. Lei però mi ha detto, mamma, fa un ciavoli coccolino però. Cioè, queste sono le cose belle, perché ad esempio l'altro giorno mi è successa una cosa bellissima per strada, stavo guidando, tutto ad un tratto freno, arriva una signora che stava passando con un signore accanto e mi fa, oh, ma non si chiama malato di cuore. Allora se c'è scritto da ideologo, non lo so. Cioè, ho detto no, non ci ho fatto caso. Oppure a Palermo, in Sicilia soprattutto, abbiamo la cosa che noi dobbiamo scambiare i cinque sensi. Un giorno uno mi fa, sempre per strada, perché noi, ripeto, prendiamo spunto dalle cose che ci succedono qua a Palermo, e uno mi frena e mi fa, oh, un overix che ha suonato. C'è un cesiante, ora non ho mancato l'occhiale. Quindi questi sono spunti che noi ci danno per fare appunto gli spettacoli, quindi questa è una cosa bellissima. Allora, come vedete lui in realtà mi ha detto che non si voleva esibire, ma chi è comico dentro poi lo rimane, no Andrea? Quindi nonostante tutto io ti ringrazio per essere stato qui, adesso rimani qui con noi fino al termine di Raccontami di te show. E adesso voglio presentarvi, come già vi ho preannunciato prima, Antonino Guscelli, questo baby cantante che intervistai giusto l'altro giorno nel programma radiofonico e ha una voce veramente incredibile. Io definisco la voce degli angeli. E allora lui ha partecipato Io canto, canale 5, la quarta edizione, no? E allora, dai. Buonasera a tutti, mi chiamo Antonio Buscelli, ho partecipato alla quarta edizione di Canto. Grazie a Io canto ho conosciuto l'altra metà del mio carattere, poi ho conosciuto altri nuovi amici, ho fatto amicizia. Poi grazie sempre a Io canto, ho preso confidenza con il palco, ora sono più libero e niente, è stata un'emozione indescrivibile. Allora, complimenti, è un bambino di poche parole però si esprime tutta la sua passione per il canto, appunto cantando. Allora io invito, mentre dalla regia, ecco, la canzone Ci vorrebbe il mare, chi non la conosce, di Marco Masini. E allora tu sei pronto per cantare? E allora ti cedo il microfono e fai sentire la tua performance. Grazie. Mentre si cammina verso un punto
Buonasera a tutti, grazie dell'invito, della possibilità che avete dato a mio figlio di esibirsi in questo pubblico. Alle volte magari noi stessi parlamentari non crediamo nelle nostre realtà. Io faccio un complimento a Luca per i sacrifici che si fanno per organizzare un evento. Io sono uno di quelli che di eventi ne organizza tanti in Italia, anche a livello internazionale, e capisco i sacrifici. E un grazie lo dico anche qua ad Alba, che per l'ennesima volta crede in Antonino e ci invita in questi, in queste sue, diciamo, bellissime serate. Io Canto è nato veramente per dare la possibilità dei bambini siciliani a titolo gratuito, e non abbiamo avuto nessun sponsor. Questo è stato ancora più difficile, creare questo evento, però con un po' di amicizia, un po' di forza, un po' di coraggio siamo riusciti a creare questo bellissimo evento dove abbiamo avuto 30 bambini, e 18 cantanti, se non sbaglio direttore, di 18 cantanti e 12 sono stati ballerini. Vi presento, facciamo un'ultima intervista, Anna, Iudina e Salvatore Palmeri. Allora, buonasera. Allora, voi siete appunto impegnati, come ho accennato prima, nel progetto Il Passio. Che cos'è? Buonasera a tutti e grazie per averci invitato in questa serata in beneficenza. Passio è una proposta che noi abbiamo fatto per Palermo, che abbiamo, vorrei dire, donato a Palermo, al Comune di Palermo e ai cittadini palermitani, e riguarda il restyling della via America Mari. Per essere molto brevi e sintetici, pensate alla Rambla di Barcellona, fatela un pochettino più piccola, e questa è la nostra proposta. Abbiamo cercato di migliorarla un pochettino e lavoriamo a questa proposta da qualche anno. Diciamo che il Passio per noi sarà una nuova porta d'ingresso alla città di Palermo, e tutto nasce appunto da qualche anno fa, quando arrivando al porto di Palermo ci siamo accorti che non era un bel vedere tutto quello che il turista arrivato a Palermo vede appunto quando arriva nella città di Palermo, perché Palermo è una città stupenda ma è stata negli anni maltrattata. E quindi penso che è compito nostro, di noi architetti, di noi urbanisti, cercare di fare qualcosa e proporre qualcosa, qualche idea nuova per migliorare la città di Palermo. Io dico che non ho lavorato da solo a questa città, a questa proposta, scusatemi, ma assieme a dei colleghi che sono qui presenti con me sul palco. E devo dire grazie davanti a tutti voi, ai miei colleghi, che hanno lavorato e sviluppato la proposta insieme a me. Noi crediamo molto a questa proposta, e vorremmo che la cittadinanza di Palermo rendesse sua questa proposta. Ripeto, noi vogliamo donare Passio a Palermo e ai palermitani. È una proposta che abbiamo fatto autonomamente, investendo il nostro tempo e il nostro denaro. Signori, per noi è Passio, e per voi una buona serata e grazie. Luca, voglio parlare con te. Questo progetto Passio è nato nel periodo quando tutti i palermitani, tutte quelle persone che lavorano, si mettono a guadagnare, parlavano del crisi, parlavano della mancanza del lavoro. A posto di parlare e piangere, noi abbiamo deciso di investire la nostra anima, il nostro tempo, il nostro denaro. Il Dio ha dato tutto e noi andiamo avanti, è nato un progetto. Sono arrivate le ragazze che noi manco aspettavano che arrivano così brave a lavorare. Io ti voglio dire, ogni cosa che sta succedendo significa, se tu ti credi in quello che stai facendo, dopo di queste serate deve nascere una cosa nuova. Vai. Allora, benissimo. Allora, la contabilità si sta per concludere. Concludiamo
con questa insegnante di flamenco, Giulia Compagno, e di Sandy Dove, nella scuola Flamenco Libero di Palermo. Prego. Allora, buonasera a tutti, sono contenta di concludere questa intervista, anche perché mi riallaccerò al progetto degli architetti con Bassio, che appunto vogliono realizzare una piccola rambla a Palermo, ispirandosi alla città di Barcellona, e quindi concluderemo col flamenco palermitano, perché ovviamente noi facciamo flamenco, ma siamo nati e viviamo qui a Palermo, operiamo qui a Palermo, quindi c'è questo collegamento neanche a farla apposta. Non ci eravamo messi d'accordo. La mia scuola appunto si trova a Palermo, si chiama Flamenco Libero, via Maria Maccardo, numero 3, via zona via Cataldo Parisio. Questa sera vi porteremo qui un'esibizione con le mie aliene, una piccola rappresentanza della scuola, e così concluderemo nel migliore dei modi questa bellissima serata. Smile, and I was on cloud nine. Love the way you move your hips and lick your lips, the way